Amici del capoluogo, ci siamo spostati qui a Palazzo Silone, presso la sala giunta del Consiglio regionale, per un'importante notizia che riguarda gli inquilini delle palazzine Ater dell'Aquila. Infatti è stato approvato un piano di vendita per cui gli stessi inquilini che ne hanno fatto richiesta potranno acquistare finalmente gli alloggi in cui vivono. È una notizia importante che si aspetta da molto, soprattutto insomma, dal post-terremoto, quando molti hanno dovuto lasciare le proprie case per le case Ater e adesso potranno finalmente riacquistarle. Sta per iniziare la conferenza stampa con l'assessore Guido Liris e con il presidente della Terraquila, l'avvocato Isidoro Isidori, e noi entriamo appunto in sala giunta per la conferenza stampa. La presenza dell'assessore è sempre importante, no? Andiamo in diretta? Buongiorno. Mi dite anche quando? Cominciamo quando la diretta o cominciamo a prescindere? C'è Poggio Vicenza che vi deve andare avanti. Ora. Buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione. Oggi è una bella giornata, una grande giornata che fa onore alla politica, a chi gestisce la cosa pubblica. E credo che il tipo di impatto rispetto alle misure che illustreremo renderà orgogliosi i nostri concittadini e porterà dei risultati in termini infrastrutturali e in termini sociali alla nostra comunità. Lo dico da assessore all'edilizia residenziale pubblica, ma lo dico con un ringraziamento forte, forte, forte al Consiglio di amministrazione dell'Ater dell'Aquila, sperando e volendo e desiderando con forza che questo modello L'Aquila, consentitemi questo tipo di accezione, venga diffuso e venga rispalmato in tutto il resto della regione. Quindi quello che è questa misura che noi andremo ad illustrare, per quanto mi riguarda da assessore all'edilizia residenziale pubblica, diventerà un modello che vorrò esportare nelle altre province. E io faccio una presentazione di un minuto perché poi saranno il Presidente e Serena a fare tutto il resto. Da tempo abbiamo collaborato e collaboriamo su tante misure. Una delle misure più importanti è il riscatto degli alloggi da parte dei domiciliati. Il valore della casa, non è che lo devo dire io, è incredibilmente impattante per una persona sia a livello sociale sia a livello economico-finanziario. Il cittadino domiciliato nella cosiddetta casa popolare oggi ha la possibilità di riscattarla. Abbiamo 700 abitazioni che saranno riscattate dai domiciliati. Significa che 700 abitazioni avranno dei proprietari, 700 famiglie diventeranno proprietari della casa che hanno abitato per tanto tempo, potranno avere la certezza di avere questa abitazione e poterla trasferire anche ai propri figli. È uno degli impatti più importanti a livello sociale che possa esistere, dare una certezza anche a una famiglia, a un padre e a una madre, che andando via possano avere una remora, uno scrupolo in meno, quello di aver lasciato delle certezze ai propri figli. È una realtà che per chi parla con la gente, per chi parla con chi abita in queste strutture, non è una novità. Questa è un'operazione di carattere sociale. A livello infrastrutturale, la vendita di questi alloggi porterà
porterà degli introiti importanti, poi diranno loro forse quasi 3 milioni, non lo so, adesso direte voi, che potranno essere reinvestiti per rinnovare l'offerta in termini abitativi per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica. Quindi una manutenzione in meno per quanto riguarda l'ATER, chiaramente dovendo andare anche a valutare la vetustà di queste infrastrutture, un'operazione sociale perché diventano proprietari i domiciliati e il rinnovo, quindi nuove case da poter offrire alla popolazione, alla parte più fragile del nostro territorio. Io credo che sia un'operazione virtuosa a 360 gradi, ringrazio il Consiglio d'amministrazione tutto, Massimo non c'era quando ho cominciato, mi hanno invitato a cominciare perché aspettavano tutti, parlo dei giornalisti evidentemente, solo io ringrazio voi perché come assessore sono orgoglioso di collaborare e di avere questo Consiglio d'amministrazione, questo Presidente e questi consiglieri. Allora, buongiorno a tutti e grazie per essere venuti qui. Lascerò presto la parola all'ingegnere parlante e all'altro consigliere. Io devo soltanto raccontarvi perché è nata questa esigenza. Quando abbiamo cominciato ad intendere, dopo pochi mesi dall'assunzione dell'incarico, l'importanza delle abitazioni per gli inquilini delle case ATER, ci siamo chiesti che cosa impedisse a questi inquilini di poter acquistare queste abitazioni. E ne abbiamo già parlato illo tempo dopo con l'assessore, ed abbiamo inteso che il problema erano i piani di alienazione delle case, che non erano mai condivisi con gli inquilini. Si partiva sempre da valutazioni preliminari che faceva l'ente, le condivideva con la regione, e poi si mettevano sul mercato taluni alloggi, senza che, magari paradossalmente, per quei pochi alloggi che si mettevano in vendita, ci fosse l'interesse concreto degli inquilini. Allora ci siamo chiesti, facciamo il contrario, cioè facciamo un'indagine di mercato e verifichiamo se gli alloggi possono essere acquistati dagli inquilini. E abbiamo riscontrato un interesse elevatissimo. Il numero preciso degli alloggi per i quali è stato richiesto l'acquisto è di 678 alloggi. Vuol dire che 678 famiglie erano effettivamente interessate ad acquistare questi alloggi. Devo dire che diverse altre famiglie hanno richiesto di poter acquistare, il che vuol dire che questa operazione potrebbe essere ciclicamente ripetuta. Vuol dire oggi che tutti coloro che ci hanno richiesto di acquistare lo possono fare, e sapete bene che le procedure di acquisto sono tutto sommato rapide, non stravolgono il valore del mercato immobiliare di riferimento, perché non si vende a soggetti terzi ma si vende soltanto ad inquilini che abbiano almeno da 5 anni condotto in locazione unità immobiliari, e si vende a prezzi oggettivamente convenienti tenendo anche conto dei soggetti ai quali l'acquisto è la vendita è diretta. Si tratta di 678 alloggi dunque, che saranno posti in vendita attraverso una procedura standard già organizzata da ATER, e che prevede innanzitutto la comunicazione del prezzo di vendita, quindi la sottoscrizione di un impegno preliminare alla vendita, la verifica della ricorrenza di tutti i requisiti normativi per la vendita, sia soggettivi per gli inquilini e quindi che non abbiano morosità pendenti e che siano locatori conduttori di almeno 5 anni, e sia da un punto di vista oggettivo l'inesistenza di problematiche urbanistiche che dovrebbero essere altrimenti sanate a carico di coloro che hanno dato occasione a queste problematiche. Se vi fossero problemi di usi civici, già con l'altro assessorato dell'assessore imprudente e d'accordo con l'assessore Liris, abbiamo inteso di fare un tavolo per risolvere anche le problematiche di usi civici che si dovessero perdere. Di tal che ad oggi possiamo dire serenamente che c'è un piano vendite promosso da ATER ed approvato dalla Regione Abruzzo, che è la voce dei cittadini, cioè la voce degli abitanti delle case ATER che hanno richiesto di voler acquistare. L'assessore è stato lungimirante da questo punto di vista quando ci ha detto l'importanza dell'operazione che compivamo. Era quella di non solo permettere agli inquilini di abitare queste case, ma anche utilitaristico per ATER, ridurre il costo delle manutenzioni per l'ATER e soprattutto poter mettere a disposizione il ricavato della vendita per tutti, per l'acquisto di altre abitazioni. Ogni 2 anni presso i comuni si predispongono i piani per lo scorrimento delle graduatorie per gli affitti delle case popolari, e c'è un'oggettiva carenza di case popolari. Pensare di poter acquistare per un importo rilevantissimo ulteriori alloggi da mettere a disposizione del comune per altri inquilini che ne avessero bisogno è francamente un'operazione sociale rilevantissima.
L'ammontare complessivo dell'operazione dovrebbe essere circa 3 milioni di euro di vendita, che dovrebbero realizzarsi, speriamo, in tempi rapidi. L'ATER ha già costituito un ufficio con 3 persone che saranno lì a ricevere tutti gli interessati all'acquisto ed a prospettare loro i prezzi e le condizioni di vendita. Su queste condizioni mi permetto di fermarmi e lascio la parola all'ingegnere Serena Parlante, con la quale ed insieme a Massimo Scimia, l'altro consigliere, abbiamo insieme in maniera unitaria e condivisa portato avanti questa procedura. È stata un po' farraginosa perché oggettivamente è un modo nuovo di approcciare, cioè non c'è l'accordo preliminare con la Regione, ma c'era l'invito di ATER alla Regione ad aprire al pubblico le vendite delle abitazioni, e per questo ringrazio anche l'architetto Pescara, che devo dire è stato dirigente della Regione Abruzzo, che è stato illuminante per le modalità operative per definire questa procedura. Dopo aver passato, concluso i ringraziamenti, ringrazio anche voi per la presenza e passo la parola all'ingegnere Parlante. Grazie Assessore. Grazie a te. Allora, io sarò brevissima, anche perché sia l'assessore che il presidente sono stati esaurienti ed esaustivi. Allora, riguardo al motivo per cui ci troviamo oggi, volevo appunto anch'io sottolineare l'importanza dell'operazione, perché voi dovete pensare che la vecchia politica di ATER, cioè quella di valutare da sola, senza concertare con gli inquilini, quale fosse il patrimonio da alienare, aveva portato nel precedente piano di alienazione degli alloggi del 2019 all'alienazione di 703, alla proposta di alienazione agli inquilini di 713 alloggi, e in 3 anni ne sono stati alienati soltanto 22. Questo perché, come sottolineava il Presidente, non c'era una discrepanza tra la volontà di ATER e le possibilità degli inquilini a riscatto. Questa volta è stato fatto il contrario, perché questo Consiglio d'amministrazione tiene ben presente quotidianamente nello svolgere il suo lavoro di quanto l'ATER sia un'impresa commerciale ma anche un'organizzazione sociale. Quindi l'obiettivo, attraverso l'utilizzo anche di tutti gli strumenti che ci vengono, di cui siamo stati dotati, non per ultimo la possibilità di accedere al superbonus, è quello appunto di ripensare l'abitare non soltanto come risposta alle esigenze abitative, ma dando anche una qualità all'abitare. E questo passa appunto anche attraverso la possibilità, grazie anche a questo piano straordinario di alienazione, che avrà sicuramente maggiore risposta rispetto a quelli precedenti, perché appunto concertato con gli inquilini stessi, avrà la possibilità di dotare ATER di uno strumento, unito appunto quello del superbonus, in grado di rinnovare, speriamo quanto più possibile, il patrimonio edilizio, quindi, che vorrà dire nuovi involucri a basso impatto ambientale, quindi poco energivori, quindi capaci di dare risposte abitative sicure ed economiche nella gestione degli inquilini, che vorrà dire anche in circolo virtuoso anche la possibilità di ridurre le morosità, perché chiaramente il costo di gestione mensile di una famiglia già in difficoltà è molto alto, quindi riducendo i costi di gestione legati alle bollette, per esempio, possono permettere a loro anche di poter onorare maggiormente i canoni mensili. Quindi è un circolo virtuoso che stiamo cercando di mettere in atto, sempre nell'ottica appunto di portare, di arrecare beneficio all'ente e di migliorare la risposta abitativa anche in termini di qualità per tutti coloro che hanno appunto la possibilità di accedere agli alloggi di edilizia sociale. Prima di dare la parola a Massimo, è evidente che forse nel passaggio non l'abbiamo detto nessuno, lo avevamo tutti per scontato: il costo delle abitazioni sarà inferiore a un terzo rispetto al valore di mercato, perciò sarà anche il costo del riscatto è abbattuto quasi a meno di un terzo. Vai Massimo. Grazie Assessore. Buongiorno a tutti. Io devo ovviamente, dopo questo excursus dell'assessore, del presidente e dell'altro consigliere, dirvi che tutti gli aspetti tecnici e di strategia aziendale sono stati ampiamente illustrati da loro negli interventi precedenti. Quello
L'aspetto che mi preme sottolineare invece e su cui vorrei focalizzare l'attenzione è che intanto quell'intuizione del Presidente, recepita poi da noi, di approcciare in modo diverso un piano vendite rispetto al passato e quindi di offrire a quanti più residenti possibile la possibilità appunto di riscattare il loro appartamento dove hanno vissuto una vita, è stata insomma una operazione anche di carattere sociale. La città, la provincia intera, ma la città dell'Aquila ha risposto davvero positivamente, i numeri ve li hanno snocciolati. È un aspetto sociale fondamentale, vuol dire che tante famiglie sono uscite da una fragilità che invece nel passato le aveva portati ad essere supportati, diciamo, dall'ATER per l'aspetto sociale. Oggi invece, e non solo, pensiamo a questa cosa, sono persone che vogliono restare nella nostra città, una città in difficoltà, lavorativamente parlando, socialmente parlando, questa cosa non può che far bene e quindi un augurio veramente che la politica sappia interpretare questi segnali e possa dare ulteriori risposte. Grazie a tutti. Direi come stiamo facendo. Grazie. Buon lavoro a tutti e arrivederci. Scusate, il numero preciso che noi... 678. 678. 678, non è manco... Adesso la conferenza stampa, sentiamo subito l'assessore Guido Quintino Liris che ha appunto annunciato la possibilità di riscatto per gli alloggi ATER per 678 famiglie. Assessore Liris, questa è un'operazione molto importante anche a livello infrastrutturale. La vendita porterà dei benefici perché l'ATER potrà reinvestire delle risorse per manutenzione e per far sì che gli alloggi siano sempre migliori. Sì, un'operazione brillante, virtuosa, di cui sono enormemente orgoglioso come assessore a ramo all'edilizia residenziale pubblica e di cui ringrazio il Consiglio di amministrazione dell'ATER. Abbiamo dal primo momento condiviso questa esigenza, vorrò che questo tipo di misura diventasse un modello per tutto l'Abruzzo, per un motivo molto semplice, si uniscono due operazioni, una di carattere sociale molto impattante a livello sociale e una di carattere infrastrutturale. Quella di carattere sociale, dando la possibilità agli inquilini, a chi è domiciliato nelle cosiddette case popolari di riscattare la propria abitazione, si dà una certezza in più a delle famiglie che probabilmente sono entrate lì in una fase di difficoltà, di fragilità sociale, che hanno avuto un aiuto da parte dello Stato e che oggi si sentono in grado di poter riscattare la propria abitazione, magari di dare una certezza alla propria famiglia, di dare una certezza come genitori, in particolar modo tanti sono i casi di questo tipo, ai figli, magari proprio avendo uno scrupolo, una remora in meno per quanto riguarda proprio le certezze da lasciare ai propri figli. Verranno riscattate a meno di un terzo del costo di mercato e questo già la dice lunga su una politica importante a livello sociale e l'impatto a livello sociale. Quindi i domiciliati diventano proprietari. La vendita e il riscatto porteranno alle casse dell'ATER quasi 3 milioni di euro, significa che questi 3 milioni di euro potranno essere reinvestiti nella manutenzione delle abitazioni attuali, nell'acquisto o nella costruzione di nuove abitazioni per dare anche un'offerta abitativa alle fragilità sociali del nostro territorio, anche di qualità, e questo chiaramente è anche importante a livello urbanistico, sociale. Terza situazione, permetterà all'ATER di risparmiare per quanto riguarda i costi di manutenzione, proprio perché una volta acquistato alloggio sarà a carica del domiciliato. Quindi un'operazione virtuosa a tutto tondo, saranno i domiciliati ad acquistare, non è l'ATER che impone una linea. Rispetto ad una trasparenza, una manifestazione di interesse, sono stati 678 a livello provinciale
gli interessati a chiedere il riscatto della propria abitazione. Quindi l'operazione riuscirà perché parte dal basso. Grazie. Abbiamo sentito quindi l'assessore Guido Quintino Liris, che ha parlato di un'operazione da 3 milioni di euro con prezzi per gli inquilini che saranno almeno di un terzo più bassi di quello, insomma, del mercato immobiliare standard. Ma adesso sentiamo l'avvocato Isidoro Isidori, presidente Ater. Possiamo fare una battuta? Avvocato Isidori, dunque l'Ater cambia strategia, non c'erano piani di vendita condivisi con gli inquilini, avete deciso di cambiare tutto. Esatto, noi abbiamo riscontrato che c'erano diversi inquilini che chiamavano e chiedevano perché non potevano acquistare gli appartamenti. E abbiamo riscontrato che la ragione era una mancanza di coincidenza tra gli immobili offerti in vendita e gli immobili che volevano essere acquistati. E questa non coincidenza dipendeva dal fatto che gli inquilini non erano ascoltati. Ed allora ci siamo chiesti, chiediamo agli inquilini se vogliono acquistare gli alloggi, e gli inquilini hanno risposto positivamente ben 678. Tra l'altro li abbiamo raggiunti capillarmente perché abbiamo inviato le richieste di manifestazione di interesse attraverso i bollettini che vanno inviati a tutti i condomini per il pagamento delle quote condominiali. E c'è stata questa risposta, tanto che da giugno 2020 abbiamo dovuto prorogare i termini fino a dicembre del 2020, e dopodiché è cominciato l'iter con la Regione per ottenere l'autorizzazione per considerare questo un piano di alienazione alloggi. Considerate che la Regione autorizza soltanto se c'è sì il piano di alienazione alloggi, ma anche l'impegno all'investimento ed una definizione, sicuramente in un arco triennale, degli investimenti che si andranno a fare con il ricavato delle vendite, e questo siamo riusciti ad organizzarlo ad oggi. Ecco, una grande operazione sociale che però ha risvolti positivi anche per l'Ater. Risvolti importantissimi per Ater per due motivi. Perché il vantaggio di Ater è di recuperare somme importanti con le vendite degli alloggi che saranno destinati per acquistare altri alloggi. Quindi io vorrei tranquillizzare i singoli comuni e i singoli sindaci di tutta la comunità del territorio provinciale dell'Aquila che non scompariremo dai loro comuni, ma compreremo altri alloggi, altre unità immobiliari da destinare alle esigenze abitative di richiedenti case popolari. Grazie mille, buon lavoro. Quindi avete sentito le ultime novità riguardo alle case Ater, quindi ricordiamo grandi linee 678 appartamenti che verranno acquistati dagli inquilini attualmente ivi residenti a un prezzo di un terzo rispetto a quello di mercato per un'operazione di circa 3 milioni di euro. Dalla sala giunta di Palazzo Sirone è tutto, alla prossima diretta.